Il principe Harry ha il cuore distrutto a causa dell'ultimo messaggio di suo padre, il re Carlo III. Ecco cosa sta succedendo in queste ore all'interno della Royal Family britannica. Le diatribe tra Harry e la sua famiglia vanno avanti da più di 4 anni ormai. È passato un po' di tempo, infatti, da quando lui e sua moglie, Meghan Markle, hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano. Secondo quanto dichiarato in alcune interviste, il motivo principale che avrebbe fatto prendere ai duchi di Sussex questa decisione sarebbe legato ad alcuni insulti di stampo razzista ricevuti dall'ex attrice statunitense. Dopo aver trascorso un breve periodo in Canada, Harry e Meghan hanno scelto di trasferirsi negli Stati Uniti d'America, precisamente nella contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito, una delle zone più lussuose di Los Angeles, vale più di 10 milioni di dollari e la coppia non sembra intenzionata a fare un passo indietro. Ovviamente, la loro decisione non è stata presa benissimo dalla monarchia inglese. I parenti di Harry hanno ancora il dente avvelenato e in Gran Bretagna sta circolando una voce abbastanza grave che riguarda proprio il rapporto del duca di Sussex con suo padre Carlo. Il messaggio di Carlo a Harry: mai più a Frogmore Cottage. Il rapporto tra il re Carlo III d'Inghilterra e suo figlio Harry sembra essere ai minimi termini. Secondo quanto riportato da diversi tabloid inglesi, quando Carlo ha annunciato di avere un cancro ha praticamente ignorato la visita di suo figlio, accolto soltanto per 30 minuti in un colloquio formale, come se fosse un ospite qualunque. Sembra che la situazione non sia destinata a migliorare. Anzi, Carlo III avrebbe addirittura chiesto a suo figlio di non presentarsi mai più a Frogmore Cottage. Il motivo sarebbe legato ad un altro rapporto poco idilliaco di Carlo, quello con suo fratello Andrea, recentemente colpito da alcuni scandali giudiziari e messo da parte dalla Royal Family. Il duca di York sarebbe stato invitato a lasciare la Royal Lodge di 30 stanze a Windsor, nella quale vive da anni, per trasferirsi proprio a Frogmore Cottage. Harry ha usato più volte questa dimora quando è tornato a Londra in questi anni. Se suo zio dovesse trasferirsi lì, non ci sarebbe più spazio per lui. Questa notizia non sarebbe stata accolta con grande favore dai duchi di Sussex, soprattutto da Harry. Il principe vorrebbe ricomporre i rapporti con suo padre e suo fratello, ma continua a trovare un muro invalicabile davanti a sé. Di sicuro, la pubblicazione del suo libro, Spare, non ha contribuito a migliorare le relazioni diplomatiche con il resto della Royal Family.